oggi mattina presto stiamo arrivando nel campo dove dobbiamo fare la stralciatura. Siamo in macchina, spero si senta anche abbastanza bene. Dobbiamo fare la stralciatura qua di questo vigneto, dobbiamo concluderla oggi entro sera. Dobbiamo aver stralciato tutto. Qua abbiamo corvine e corvinoni. Ecco, siamo pronti per cominciare la giornata di stralciatura che abbiamo da fare appunto qua, come dicevo, nelle corvine e corvinoni. Quindi ci armiamo della Felco. Gli ho già dato una lubrificata alla molla e anche un po' verso la lama. Adesso quello che mi manca è di fare un po' di molatura, quindi un po' di fargli un po' la lama nuova in modo tale da faticare meno quando si fa appunto le operazioni di taglio. Non c'è tanto da tagliare perché già abbiamo visto che riduciamo un po' la ramaglia, però un minimo di manutenzione è meglio farla, così andiamo via un po' più sereni. Ormai il sole sorge perché le giornate si stanno allungando, per fortuna, quindi riusciamo anche a andare avanti bene con i lavori in campagna. Stamattina c'è bello fresco, non so se si vede per terra, ma è bello ghiacciato. E sono meno 1,5, diceva il termometro a casa, per cui probabilmente qua in campagna c'è anche un po' meno ancora, e c'è un freddo secco, è ideale per andare dietro a questi lavori. Siamo nelle corvine e corvinoni che abbiamo in questo vigneto. E dicevamo prima, c'è un bel fresco, una bella temperatura, abbastanza rigida, ma comunque insomma accettabile, non ho niente di che. Però effettivamente, se vedete il ghiaccetto che c'è sul legno, vedete che c'è un leggero strato appunto di ghiaccetto che si forma. È una condizione molto buona questa per la vita, perché così si spera anche muoia qualche parassita delle viti, qualche vettore che porta malattie, che è sempre un po' un problema che poi si trova nel periodo primaverile estivo. Questa condizione di clima abbastanza secco è perfetta sia per chi lavora in vigna, chiaramente, anche se fa freddo, è un freddo più che sopportabile, infatti siamo in mezze maniche, diciamo. E le temperature sono basse, però questo lavoro, diciamo, è abbastanza fisico, per cui ci scaldiamo velocemente. E per la potatura, per la stralciatura va benissimo come condizioni, per la legatura in realtà non molto, perché i tralci sono un po' meno elastici, essendo un po' più secchi, un po' più freddi, e quindi la legatura in queste condizioni non è il massimo, tant'è che il papà mi diceva che forse stamattina non riprende con la legatura, ma verrebbe a fare in alcuni punti dove abbiamo qualche scarpata con un trattore e un braccio meccanico a fare un po' di pulizia. Può essere che venga anche in questo settore, non so se vedete, ma c'è un po' di sterpaglia, no? Ci sono queste piante grandi che chiaramente non toccheremo con quell'attrezzo, non si fa niente. Però c'è tutta questa parte un po' più bassa di sterpaglia, ramaglia, di piccoli arbusti che vanno ridotti, sia perché poi col trattore in estate ci dà un po' fastidio quando giriamo, perché dobbiamo girare un po' largo, quindi ci limita. Adesso qua non sembra, ma effettivamente quando è inverno c'è molto meno volume, no? delle piante, del verde, però in estate c'è molto più, chiaramente è più rigoglioso, per cui evidentemente ci crea un po' più difficoltà, cioè abbiamo un po' meno spazi di manovra, e poi ci consente in questo modo di abbassare quelle che sono le condizioni anche per la flavescenza dorata, dove magari nelle siepi, negli arbusti va a ripararsi un vettore, diciamo, responsabile. Quindi chiaramente non è una pratica agronomica che tende a limitare, ma non è risolutiva, ovviamente non è il fulcro del tutto, però insomma è una pratica che può darci una mano, per cui perché no? Diciamo che in queste mattinate un po' più rigide la legatura la sospendiamo, e allora magari il papà diceva che veniva a fare questo lavoro. Abbiamo varie scarpate che deve passare, può essere che magari passi anche di qua, magari se passa facciamo un video ad hoc anche su quella parte lì, vi spieghiamo un po' l'attrezzo com'è, insomma.
Ho appena visto il papà passare con il braccio che è decespuglia e quindi poi magari faccio una ripresa così vi faccio vedere l'attrezzo come funziona. Lui in questa mattina sta facendo questo lavoro, per cui vedete un po' anche la manutenzione di quelle che sono le scarpate, le rive che dobbiamo fare nel periodo invernale prima che inizia la primavera. Allora, dato che il papà ci ha preso anche con questo lavoro, adesso ha detto che quando finisce questa parte qua bassa, poi vuole passare anche dalla parte sopra della scarpata, della riva, in modo tale che riesce a fare con il braccio anche quel pezzettino che sennò non riesce ad arrivarci bene da sotto, quindi da sopra riesce a completare l'opera. Ha detto che dopo è fuori un lavoro perfetto e quindi è contento. No, comunque è fuori un bel lavoro. Ecco, per fare questo lavoro è necessario più che un trattore potente, quindi con tanti cavalli, più che un trattore così strutturato dal punto di vista del motore, serve molta stabilità, perché chiaramente con un attrezzo che sporge rispetto al profilo, rispetto al baricentro del trattore, chiaramente tenderebbe un po' a sbilanciare da un lato, soprattutto come in questo caso che passiamo dalla parte sopra, no? C'è il rischio di eventuali ribaltamenti, per cui per fare questo lavoro bisognerebbe, per lavorare in sicurezza, appunto avere un trattore largo e pesante, in modo tale da avere la massima stabilità e poter anche spingere un po' fuori il braccio senza destabilizzare quella che poi la camminata, insomma, del trattore. Ecco. Spero che il video vi sia piaciuto, che i contenuti siano stati interessanti. Io vi lascio, adesso riprendiamo con la stralciatura che dobbiamo andare avanti. E al prossimo video, allora.